Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Ma certo, Zara, abbiamo finito? Hai bevuto, hai slinguazzato, ti sei mangiata. Vieni qua, Zara, vi faccio vedere la zeletta se ci riesco, eh. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vedere, vieni di qua, eccola, vieni qua, hops, hops, che schifo, ma hai leccato, che schifo, madonna la mia patata, la mia, chi c'è qua, chi c'è qua, ciao, chi c'è qua, la mia patatona, che c'è, puzzo, mi puzza l'alito, no, non mi puzza l'alito, che c'è, mi hai leccato, è un besietto, mi hai dato il besietto, mi hai dato, amore. Questo cane ha gli occhi umani, eccola quell'altra gelosa che arriva, dovrò adesso richiudere la porta perché mia figlia sta guardando una serie TV. Adesso beve anche la lunetta, ma ce la faremo a iniziare con questo video. Su che devo fare un sacco di cosine. Mi sono preparata, ho chiuso la porta, mi sono messa sta luce sparaflesciata in faccia. Come sarà meglio? Più alta o più bassa? Boh. Ho fregato la luce, la lampada in camera della figliozza. Hai finito di bere? Abbiamo finito? Pappa, cacca e nanna? Sarà ora di fare pure un po' di nanna? Eccole qua. Non cominciate a giocare proprio adesso, eh? Fate le brave. Aspettate che chiudo la porta, aspettate, eh? Oh mamma mia, santa pace del Signore, come diceva la mia insegnante di inglese delle medie. Allora, 2 minuti e non abbiamo ancora detto niente. Adesso cominceranno a giocare ad abbaiare. Ragazzi, ve lo giuro, fino adesso sono state zitte, zitte a dormire. Zara, basta, eh! Mi viene di curva le spalle. Va bene. Per chi fosse interessato a sapere questa collanina, no, riformulo il pensiero, come sempre, se no ma non ricomincio ragazze, che faccio? Ricomincio? No, vabbè io vado avanti così, poi vediamo. Allora, qualche video fa indossavo questa collanina, deliziosa collanina che mi è stata regalata da una mia amica per il mio compleanno. Se non che, codesta collanina e una ragazza di voi, tra voi, non mi ricordo il nome, perdonami tesoro, mi aveva chiesto, mi piace tanto, dove l'hai comprata? Non lo so perché lei l'ha fatta fare a mano da una persona, però avevo il riferimento, insomma, per il, non so se abbia un negozio online questa persona o abbia un negozio fisico, mi sembra che venda anche online. Comunque, nell'info box troverete i riferimenti. Per poter eventualmente o acquistare questa collana, non so se queste sono creazioni fatte a mano, quindi non so dirvi, oppure farvela fare, non lo so. Non so, non è una collaborazione, non sono amica di questa persona. Vi passo semplicemente l'informazione del realizzatore, della persona che ha realizzato questa collanina, perché una ragazza me l'aveva chiesto, ma so che in più di qualcuno, insomma, mi avete, a più di qualcuno è piaciuta questa collanina. E la mia amica carissima che me l'ha regalata, quando ha saputo che nel portagioie nel quale c'erano tutte le cose che mi hanno rubato i ladri, c'era anche questa, me l'ha fatta rifare. O comunque, insomma, me l'ha fatta riavere, ecco, insomma. Che dire, vabbè, sono stata felicissima, felicissima, veramente, perché ci tenevo tantissimo. Allora, da come avrete letto dal titolo, sono tornata al Tigotà, ci sono tornata, la seconda volta, la mia seconda tornata. Guardate la busta, mi dispiace che sia una busta di plastica, ma avevo dimenticato la busta, le buste, quelle che mi porto da casa. E quindi mi hanno dato questa bustona di plastica che riutilizzerò, riutilizzerò, riutilizzerò nei secoli dei secoli. Amen.
Allora, 18 km, voi direte, come già mi è stato detto, ma fai gli acquisti online che diciamo sono molto più veloci, ragazzi, ma a me piace acquistare online, ma piace ancora di più andare nei negozi, toccare, sbirciare, testare, swatchare, provare. Per me c'è un godimento maggiore che cliccare col ditino e farsi arrivare i prodotti a casa. È bello anche questo, ma mi piace anche poter fare questa cosa. Allora, di persona ovviamente. Allora. Dunque, la spesona è una spesona da 48 euro e 86 centesimi. La spedizione da Ticotà era partita per lo stand Essence perché dovevamo rinnovare un po' di mascara perché la mia Vivi se li magna i mascara. A parte che ne usa una quantità industriale, ma poi lei ci mette 3 ore a sistemarsi sto mascara, lascia le confezioni ovviamente aperte e tendono a seccarsi un pochino più in fretta. Poco male, insomma, poco male. Non è questo che ci manderà falliti. Comunque, 48 euro e 86 centesimi. Io, ragazzi, per non sapere né leggere e scrivere, lo scontrino lo metto qua, Tigotà, per farvi vedere. E andiamo avanti. Allora, io sono comunque anche decentrata. Sti video ultimamente fanno veramente pena. Va bene, cominciamo. Veline, carta calla, soft and box, fazzoletti 4 veli. Eccoli qua, ce ne sono dentro, non lo sapremo mai. Ce ne sono 80 pezzi, quindi in genere sono 72, no, quelle sono le salviettine. Vabbè, posso anche stare zitta e andare avanti. Ok, queste soft qua. 99, carta calla veline, 99 cents e passa la paura, paura. Qua ci sono delle cosine che vi farò vedere dopo. Poi ho preso l'omino bianco, la candeggina delicata, questa con la profumazione muschio bianco, 2 litri e 6 venivano solamente, adesso ve lo dico, conveniva veramente tanto, 2,50 euro, ma sono quasi 3 litri di prodotto, vedete quanto è grande? E devo dire che il prezzo era conveniente. C'era anche la candeggina del loro marchio, Acquam. Può essere Acquam, sì, però non conveniva quanto questa, insomma, e quindi ho deciso di prendermi questa. Lo sapete che a me piace molto e sono contenta di averla presa. Poi carta igienica, perché che fai? Vai a Ticotà e non compri la carta igienica? Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe. Quindi ho preso questa, c'era in offerta. Devo dire che la carta igienica del Ticotà non è che mi faccia impazzire, eh? E neanche quella di acqua e sapone, a dire la verità. Sarà che sono viziata e sono abituata ai super mega maxi rotoloni, sia di Inns che di Eurospin, che secondo me a livello di qualità, quantità, prezzo non hanno eguali, ma quella di Inns mi piace ancora di più di quella di Eurospin. Comunque c'era in offerta questa, sono dei rotoloni abbastanza compatti, li sento buoni. Qui dice che sono 4 maxi rotoli, ancora più morbida da oggi più lungo. Si riferirà, penso, al rotolo. Dici, e che cosa se no? Al rotolo, ovviamente. Non facciamo le zozzone! Allora, sta robbi che ogni tanto gli parte la brocca. Allora, tempo carta igienica regolare, perché c'è pure quella irregolare. Comunque, 1,49 euro. Devo dire che il prezzo era buono. E quindi ce la siamo accaparrata. Poi, il soft. Devo dire che il soft ultimamente lo trovo anche d'acqua e sapone. E se non dico una baggianata, dovrebbe essercene anche qualcosina, forse di quello in polvere, non ne sono sicura, anche da risparmio casa. Però da Ticotà c'è proprio, ce n'è in maggiore quantità e in più varietà di profumazioni. Allora, soft liquid gel lavatrice, questo è al muschio delicato, efficace a 40 gradi, più concentrato con enzimi attivi Biancolor Tech. Adesso lo devo annusare perché al negozio non l'ho fatto. Sono 2 litri e mezzo, intanto vi dico, pagato 1,99 euro, il prezzo è ottimo. La profumazione è super strabuona, vedremo come ci trovo, come mi troverò. Mi è piaciuto anche il colore, insomma, non lo so, mi piaceva e l'ho preso.
Poi, ragazzi, mi sarei portata via il mondo di tutte quelle linee Eco Bio di detergenti. Mamma mia, c'erano i detergenti intimi di tutti i tipi, di tutti i prezzi, di tutte le qualità. Però sono stata bravissima, adesso controllo quanto sono stata brava. Sì, sono stata bravissima, non ne ho acquistato nemmeno uno perché di recente ho fatto una bella scorta di detergenti intimi, quindi non volevo essere compulsiva perché mi dà fastidio, parlo per me ovviamente, l'avrei fatto veramente, l'istinto è stato fortissimo, ma ho resistito perché insomma ne ho da smaltire. Poi ho preso queste striscette depilatorie per il viso perché ci servivano e queste sono della Dealo. Sono senza parabeni, nuova formula con vitamina E, burro di karité e olio di cocco, 10 strisce con fragranza ai frutti di bosco. Erano mai utilizzate queste? Erano in un cestino, mi sembra, a 99 centesimi. Sì, a 99 centesimi. Sono 10 strisce, le proviamo. Noi ci troviamo benissimo con quelle di Eurospin, trovo che siano fantastiche. Però, vabbè, 99 centesimi, ho detto le proviamo, se fossero una ciofeca le prendo e le butto, non mi importa. Poi, ho preso due altri panetti di sapone alga. Ah, ragazze, ragazzi, ragazze, io mi sono follemente innamorata di questi saponi. Anzi, mi sa che dopo, siccome devo preparare pure il detersivo liquido, mi sa che dopo vi faccio, che è una cavolata, cioè c'è poco da far vedere, però lo farò. E vi farò vedere come preparo il detersivo liquido con questa ricetta che ho trovato in internet. Non ho assolutamente inventato nulla, l'avevo già detto l'altra volta. Che dice qua? Nickel tested, prodotto vegano, eco, non sono prodotti testati su animali. Con il freddo il prodotto tende ad opacizzarsi, ma ciò non influisce sulla sua efficienza. Per bucato a mano in lavatrice ecologico e questo ci dice. Ci sono un sacco di altre cose. Bucato a mano in lavatrice, si può utilizzare anche per superfici lavabili, diluendo 100 grammi di sapone in 1 litro di acqua calda. Per informazioni su tutti gli utilizzi, visitare il nostro sito. Bisognerebbe andare a vedere anche gli altri utilizzi. Diciamo che per il momento io lo sto utilizzando per il bucato a lavatrice, per il bucato a lavatrice. Ma che sto a dire? Per il bucato. Scusate. È che oggi è domenica, siamo state un attimo al centro commerciale con la Vivi che cercavamo una fascia per capelli a quello famoso per chi fosse della zona Aprilia 2. Cioè siamo scappate, fuggite proprio. Il delirio, il delirio. Noi siamo arrivate che c'era ancora poca gente, ma dopo non vi dico. Vabbè. Quanto ci piace di chiacchierare la Robby. Lo utilizzo per il momento solo per il bucato in lavatrice e niente, questo è insomma, a mano o in lavatrice, ma io a mano non lavo perché non mi piace lavare i panni a mano, no, proprio no. Io lavo tutto in lavatrice, tanto c'ho la lavatrice che me lava tutto l'impossibile. Questi pagati li ho trovati, ecco che vi volevo dire, li ho trovati ad un prezzo inferiore rispetto a quanto li trovo da Acquestapone, li rivende a 99 centesimi e qui li ho trovati a 95, vabbè, 4 centesimi, però devo. Ma perché sempre il telefono? Aspettate, che pizza. La mammuzza che voleva sapere se era tutto a posto, ci mancano solo i vicini che mi dicono se sta tutto a posto e andiamo avanti così. Va bene, scusate, qua si è tutto spostato. Quando prude l'orecchio dentro, che cos'è? Baci o botte? O era il naso quello? Boh, mi dico, ragazzi, perché ho spostato tutto? Ma sono centrata? Boh, sembra pure che c'ho un seno allucinante. Vabbè, fa niente, ci frega niente, perché in realtà dovrei tenere il cellulare un pochino più alto. Ah, no, oggi Maritozzo mi ha detto: senti, vediamo de prendere sta videocamera. Sì, mo vediamo il mese prossimo. Vabbè, piccola notiziola. Poi, c'era un cesto, diciamo un carrellino con tutti questi deodoranti ambiente spray della Quando È. Ho preso questo al talco delicato. Utilizziamo ormai quelli, diciamo, con la batteria che fanno psh, psh,
che spruzzano da soli, insomma, a ritmo alternato, come si dice, che ne so, boh. Però questi qua li utilizziamo nel bagno, capisci a me? Oppure quando la zaretta o la lunetta, ma diciamo in genere la zaretta, squaraguaus, e quindi dobbiamo far cambiare l'aria, perché far cambiare l'aria, scusate, apriamo le finestre, però per levare proprio quella tanfa, se vuoi di tanfa, sì, insomma, quella puzza del momento, deodorante, va bene, e poi quando la famiglia Colors va in bagno. Ma che finezza e che delicatezza di argomenti, ragazzi e ragazze. Sempre meglio sti video, va bene, tanto. Allora, dunque, quando è questo? 99 centesimi, perfetto. Poi. Nel mare di prodotti biologici, eco-bio, eccetera, eccetera, mi è andato l'occhio su questo detersivo piatti, Ecologico Professional, flacone con plastica riciclata, certificato Ecolabel. Ora ve la faccio vedere la confezione. Eco piatti, detergente neutro concentrato per stoviglie, cromo, nickel, cobalto tested, no parabeni, 100% senza allergeni, 0% fosforo. E adesso vi dico tutto: vegan, no parabeni, senza fosforo. I prodotti senza fosforo favoriscono la salute dell'ecosistema marino. Insomma, mi ha colpito moltissimo questa bocciona da 1 litro di questo detergente piatti, di questo detersivo piatti. Qui ci dice: allora, flacone con plastica riciclata. Qui ci dà, vabbè, le dosi e gli ingredienti, è inutile che ve li leggo perché è tanto, ed è tutta plastica, quindi si ricicla tutto con la plastica, nella plastica. Vegan, ok, bla 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 bla, ISO 9001, ISO, OSA, ESO, tutti questi prodotti, insomma, sono certificati. Non lo so, ragazze, mi ha ispirato, tra l'altro c'ha un peso proprio bello consistente. 1 litro super concentrato, vediamo un attimo come mi troverò. Comunque, vediamo un po' com'è ha il buchino piccolino, da qui non si vedrà, o forse sì, eccolo qua. Ha il buchino piccolo, durante l'utilizzo, insomma, mentre lo utilizzerò durante, vi farò sapere, però mi ha ispirato molto. C'erano tanti detergenti ecologici. Ecco, una cosa che trovo migliore, diciamo, che trovo che mi piace di più di Tigotà rispetto ad acquesapone, è che da Tigotà sono presenti tantissimi brand che producono prodotti eco-bio o comunque più attenti all'ambiente. E questa è una cosa che a me fa molto molto piacere. Tra l'altro ce ne sono parecchi che hanno anche dei prezzi veramente abbordabili. Certo, non sono i prezzi a 90 centesimi, 50, 80, 100, 100, 90 centesimi, 1 euro, vengono comunque un pochino di più, però diciamo che non è proprio, non hanno un costo eccessivo e proibitivo che possa scoraggiarne l'acquisto. Ecco, questo volevo dire. Poi, stuzzicadenti, perché so che non andrebbero puliti i denti, ma quando mangiate la frutta secca, quando qualche pezzettino, filettino di carne va nei denti, insomma, in genere uso il filo interdentale, però utilizzo gli stuzzicadenti anche per questa cosa. Vabbè, 200 pezzi, qua non vi devo nemmeno dire il prezzo, lo dico, no, vabbè, Samurai stuzzicadenti, 95 centesimi, e passa la paura. Poi Garnier, il mio amato Garnier Skin Active, acqua micellare bifase con olio di argan, sono tornata a lui. Mi piace tantissimo, lo sapete, è uno tra i miei detergenti struccanti per gli occhi preferito. Mi sembra che fosse in offerta. Sì, era in offerta, ha pagato 3,50 euro. Ok, sì, pagato 3,50 euro, era in offerta, quindi questo, io con questo strucco gli occhi, scusate se vedete qualche prodotto di lato, ma sto appoggiando tutto sul tavolo, e poi ho preso la Skin Active per Viviana, la Pure Active acqua micellare, viso, occhi, labbra senza profumo, pelli miste con imperfezioni, sempre un maxi formato da 400 ml, e questa l'ho pagata 2,75 euro. Era in offerta anche questa acqua micellare qui,
E quindi a lei ormai, diciamo, per lei mi dirigo su acque micellari, diciamo, che sono specifiche per pelli miste impure, con tendenza acneica, comunque per pelli grasse, ecco, più che altro, grasse o impure, insomma, ecco qua. E questa però non l'ha mai provata, vediamo come si troverà. Ne sta terminando un tipo che poi vi farò vedere. I miei prodotti finiti, che tra l'altro, ecco, stavo pensando, siccome quando pubblicherò questo video saremo ben oltre il 15 di dicembre, stavo pensando di accorpare ormai, essendo passato troppo tempo, stiamo troppo in avanti con il mese, cercherei di rimettermi a giro e accorperei i mesi di novembre e dicembre per il video dei prodotti finiti, quello appunto sui prodotti di beauty, per la cura del corpo. Verrà un video ovviamente lunghissimo, però preferirei fare in questo modo anziché farne uno adesso e poi farne un altro, cioè già riesco a girarne pochi dei video. Quindi se per voi va bene, ma insomma, diciamo che farò in questo modo, ecco, quindi portate pazienza. Poi avevo bisogno del siero viso nuovo, eccola qui la bustona che vi dicevo, della busta non c'è più nulla. Avevo bisogno del siero viso nuovo, perché quello che ho della Omia Laboratoire, che avete visto sicuramente, avrete visto nel video struccaggio precedente a questo, a quello che ho caricato, a questo qui, insomma. Quindi nell'ultimo video prima di questo, credo di caricarli in questo ordine, e insomma, ce n'ho ancora un pochino, però me ne è rimasto poco poco e mi è piaciuto tantissimo, ma io tendo a non riacquistare mai lo stesso prodotto due volte di seguito per la cura del viso e della pelle, per non far abituare la pelle, appunto, tendo sempre a cambiare. Quindi mi sono diretta verso lo stand, ad uno stand a parte con prodotti un pochino più high cost, e devo dire che la mia attenzione, ce n'erano anche altri che mi potevano interessare, ma la mia attenzione è stata catturata da questo prodotto di Delidea, siero viso antietà azione urto, argan e dattero del deserto, rassodante filler per pelli esigenti, cioè lui. Eccolo qui, sì, perché è un siero. Allora, che ci dice qui? Contrasta le rughe conclamate, dona setosità alla pelle, arricchita con acido ialuronico ad effetto filler. Acqua, olio di argania spinosa, glicerina, ci sono una serie di olietti all'interno, un bel po' di olietti, e chissà se riuscirete a leggerlo, dubito che ce la possiate fare, boh, provate a fare un fermo immagine. Comunque questo è l'INCI. È un formato da 30 ml ed ha una scadenza, un PAO, a 12 mesi. PAO, wow. La boccetta è in vetro, cosa a me molto gradita. E non appena, guarda, la confezione è proprio carina, devo dire. E non appena terminerò di utilizzare l'altro che ho già aperto della Omia Laboratoire, c'è qua dentro una CC cream, ma che carino, non ci avevo fatto caso perché in realtà non avevo aperto la confezione. Allora, in omaggio vi mettono dentro CC cream color corrector opacizzante, matificante, cotone, pelli grasse impure, non è il mio caso però. Applicare il prodotto uniformemente su viso e collo ben detersi. Se si desidera maggiore coprenza, ricorrere ad una seconda applicazione. Ma una CC cream per pelli grasse e impure non è il mio caso, magari la farò utilizzare alla vivetta. Eccolo qui, sono 3 ml di prodotto, che insomma non è nemmeno poco, ma che carina questa cosa, non ci ho nemmeno fatto caso. Va bene, questo ci fa proprio piacere. Allora, questo mi è costato, insomma, 12 euro e, perché insomma, 12,90 euro, che mi sembra un prezzo abbordabile, insomma, buono. No, ti prego, lo stetto sui denti no. Poi, che cosa c'è in questa bustina? In questa bustina c'è una crema contorno occhi della Bioteca Italiana della linea Canapa Bio. Eccola qui, certificata Bios con estratto di canapa bio, cioè lui, lei, perché è una crema contorno occhi. Eccola qui, sono 30 ml, PAO a 6 mesi.
Che ci dice qua? Crema specificamente formulata per la pelle delicata del contorno occhi. Contiene estratto di canapa, olio di mandorle dolci biologici. Applicare una piccola quantità di crema sulla pelle del contorno occhi, picchiettando delicatamente fino ad assorbimento. Prodotto cosmetico uso esterno. Nickel Tested è un cosmetico vegano di appunto Bioteca Italiana. Chi di voi l'ha già provata questo contorno occhi? Chi l'ha provato? Chi fra voi l'avesse provato? Non trovo pace. Scusate, ma io devo accavallare le gambe. Sono fatta un po' così. Vabbè, sono un po' agitata come sempre. Niente, l'ho voluta provare, mi ha ispirato, veniva poco, costava poco, adesso ve lo dico. La Bioteca, 4,99 euro, insomma mi sembra un prezzo onestissimo. Vediamo che tipo di contorno occhi sarà, non la voglio aprire adesso. No, la posso anche aprire adesso perché l'avevo terminata. Ecco, vedete? Così vediamo insieme la consistenza. Ha questa protezione e già la cosa mi piace. Vediamo se riuscirò ad aprirla perché ovviamente ho mangiato tutte le unghiette. Dai, Robby, ce la puoi fare. Io vorrei farlo con la bocca, ma mi vergogno. Aspettate. Con le buone si ottiene todos. Pure il rossetto, che schifo. Allora, vediamo la consistenza. Sì, faccelo vedere pure a noi. Allora, la consistenza è abbastanza liquida, non è proprio cremosissima, cioè cremosissima, non è molto densa, scusatemi. La profumazione è praticamente quasi inesistente, ma è gradevole. Quel poco che si sente fa una leggerissima scia bianca e devo dire che nel momento in cui la andate a mettere, però ci sta, ci sta. Ragazze, sembra corposa, sembra elastica, non sembra male, eh? Avete visto quanta, che buona, avete visto quanta poca ne ho messa? Diciamo, sembrerebbe, non lo so, devo provarla sugli occhi, sembrerebbe, cioè mi dà una buona sensazione di morbidezza, di corposità, nonostante non sembrasse così, guarda che cavolo ho combinato con sto rossetto. Vabbè, ovviamente ve lo dirò poi se mi sto trovando bene. Comunque rimane aggrappata sulla pelle. Non lo so, speriamo, non lo so, non lo so. Mi sento positiva, mi sento positiva. Poi, ultimi tre prodotti, tre mascara di Essence. Eccoli qua. Devo dire la verità, sono rimasta un pochino dispiaciuta del fatto che lo stand di Essence, che ricordavo l'ultima volta, quando la prima ed unica volta nella quale sono andata da Tigotà, essere ben fornito, era praticamente intonso, devo dire che era carente di parecchi prodotti. È anche vero che veniamo dal Black Friday, quindi sicuramente, e poi siamo sotto il periodo natalizio, quindi sicuramente ci sarà stata un po' l'arrembaggio, la bolgia, arrembaggio, bolgia, sì. Potrebbe essere mio figlio, non lo so. Lo scopriremo solo vivendo. Non si può, ragazze. Comunque, ho preso tre, ma perché abbiamo? Stavo sola. Ho preso tre mascara. Allora, ho preso il Lash Princess, il False Lash Effect Mascara. Questo verde, che adesso non apro ovviamente per ovvi motivi, lo apriremo, tanto dobbiamo, li metteremo in utilizzo quasi tutti subito. Allora, il Lash Princess 3,79 euro. Ho voluto prendere un altro Lash Princess, questo viola Sculpted Volume Mascara. Questo non lo avevo ancora provato. Questo viene 4,19 euro. E poi ho preso il Get Big Lashes Volume Curl Mascara Lash Lifting. Questo viene 2,89 euro. Sapete che c'è? Io li apro tutti e tre perché tanto con mia figlia non si salvano. Non so che fare. No, volevo farvi vedere lo scovolino di questo perché tanto a me serve un mascara nuovo da aprire. Allora, questo è lo scovolino. È uno scovolino in setole un pochino incurvante, ok?
Questo lo conoscete tutti. E poi vediamo questo Get Big Lashes. Speriamo che non sia uno di quegli scovoloni stramega cicciottoni. Lo è, però è gestibile, sempre in setole. Ed è leggermente curvo anche questo, è abbastanza cicciottaus. Comunque, l'odore è buono, non mi sembra che abbia un odoraccio. Questo non lo apro, lo tengo da conto perché tanto questi andremo ad utilizzarli subito. Anche per questi vi aggiornerò più avanti. Allora, spesa terminata. Questo è tutto quello, tutto il mio bottino preso da Tigotà. Adesso vado a sistemarmi queste cose e poi penso che ci rivediamo. Farò il video, devo prepararmi il detersivo liquido, quello con il panetto di sapone alga. Vi faccio questo tutorial, mi fa ridere, insomma, vi faccio vedere come utilizzo e come preparo questo tipo di detersivo liquido. Ok, io vi ringrazio, ringrazio tutte coloro come se, tutte coloro che sono state qui con me. Fino alla fine, come sempre, scambiamoci preziose informazioni. Fatemi sapere di tutte queste cose che ho preso o voi che andate e siete, diciamo, delle assidue acquistatrici di Tigotà, delle assidue clienti di Tigotà, frequentatrici del Tigotà. Fatemi sapere se fra tutte queste cose che ho preso ci sono cose che voi avete già utilizzato e che vi sono piaciute o che invece non vi sono piaciute. Scambiamoci le nostre preziose informazioni. Io vi mando il mio bacio super stramega galattico. Vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre solo se qualora vorrete. E niente, e ci vediamo sempre se vorrete, appunto, ai prossimi video. Non so mai come chiudere questi video, mi impiccio, mi faccio, mi impappino.